fine settimana di cortei in tutta Italia per protestare contro i tagli effettuati dal governo Monti. Studenti in tutte le piazze per scioperare contro la decisione di strappare i fondi alle scuole. Accanto alla protesta degli studenti, quella dei docenti che non si sentono tutelati e garantiti dal governo. Anche gli studenti di Ariano si sono uniti al coro di proteste, partendo da Piazzale Pastini in corteo e gridando slogan contro i rappresentanti a livello nazionale, hanno raggiunto Piazza del Plebiscito. Alla manifestazione non tutti gli istituti scolastici presenti sul territorio arianese hanno aderito. Gli alunni del liceo Parzanese hanno preferito rimanere in classe per dar vita ad uno sciopero bianco e restare accanto ai docenti che hanno protestato per rivendicare i propri diritti evitando di fare lezione. C'è stato un tentativo di occupazione dell'edificio scolastico da parte del corteo, ma senza alcun esito. Intanto quella di oggi è anche una protesta contro l'indifferenza delle istituzioni locali nella risoluzione di alcuni disagi manifestatisi nei vari istituti scolastici, in quanto gli alunni non si sentono garantiti nei loro diritti, partendo da quelli più elementari e scontati, come la sicurezza ed altro. Dunque, Ariano, come molte scuole dell'Irpinia, uniti nella lotta per la sopravvivenza di garanzie certe e concrete. Gli scioperi continueranno fino alla fine del mese, previste imponenti manifestazioni che si svolgeranno nella capitale sede del governo centrale, ad Avellino, il 1° dicembre, dove i lavoratori si daranno appuntamento per chiedere il diritto al lavoro. Affermare che la scuola è aperta a tutti significa caratterizzare lo stato sociale come stato di cultura, che esclude ogni discriminazione, per esempio tra cittadini italiani e stranieri, nell'accesso ai saperi e nei diritti all'istruzione. Ne deriva come conseguenza la necessità che lo Stato rimuova ogni ostacolo perché la scuola sia concretamente accessibile a tutti e l'istruzione sia generalizzata. Cosa rivendicate? I nostri diritti, oggi siamo qui per combattere proprio per questo, perché la scuola è nostra, è un bene pubblico e quindi bisogna lottare appunto ciò per questo. Quelli che oggi sono andati a scuola significa che non vogliono avere futuro e non vogliono lavorare in seguito. E qual è secondo te il futuro della scuola? Il futuro della scuola, se noi lottiamo, sicuramente sarà migliore. Di quale scuola appartenete? Al tecnico. Qual è il senso e il valore di questo show? Un ragazzo, dai, un ragazzo. Che devo dire? Qual è il senso e il valore di questo sciopero? Per i tagli alla scuola pubblica, visto che lo Stato sta tagliando tutto alla scuola pubblica e da tutte le scuole private. Noi stiamo difendendo i nostri diritti. Da quale scuola provenite? Alberghiero Ipsar di Ariano Irpino. L'alberghiero ha grossissimi problemi anche. Troppo sì, problemi economici, un po' di tutto. Per dire un esempio, la nostra scuola della carta noi dobbiamo comprarla noi perché non ci sono i fondi per... Vi autotassate? Sì. In poche parole sì, ci autotassiamo.